Ameria Radio presenta sul Teatro di Lugano Gran Furor nel Solimano a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.
Signore e signori, buonasera. Sul teatro di Lugano, gran furor nel Solimano. I grandi dell'opera di ieri e di oggi. Il programma è a cura mio, Valerio Lopane, e della professoressa di Ameria Radio, Luisella Franchini. Buonasera, Luisella. Buonasera innanzitutto ai nostri graditissimi ospiti, ai nostri ascoltatori e un abbraccio a te Valerio, che te lo meriti. Grazie, grazie. Ora, il 28 di giugno, quindi una quindicina di giorni fa, ci ha lasciato uno dei più ragguardevoli cantanti, per così dire, della grande tradizione vocale italiana, Lando Bartolini. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di ascoltarlo in teatro, anche se erano anni in cui io già frequentavo il teatro. Un grandissimo peccato perché era una voce, come dicevamo, della grande tradizione italiana nel senso più nobile e prestigioso del caso. E soprattutto Lando Bartolini, come tutte le voci importanti, non era una voce prettamente fonogenica e quindi è una voce che si apprezzava molto, molto di più in teatro e dal vivo e quindi appunto non averlo sentito è una grande diminuzione. E abbiamo la possibilità, appunto, carissima Luisella, di condividere questo nostro ricordo affettuoso, assolutamente, di stima, altrettanto importante, e come facciamo sempre con cura e con attenzione anche critica e musicale, grazie a due persone che daranno il loro contributo. La prima, e mi pone la cavalleria di presentarla per prima, è Cristina Ferri. Carissima, piacere di averti qua con noi. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, grazie a tutti. E Marco Sizzi. Grazie Marco di essere appunto intervenuto, che è presidente dell'associazione lirica Mettiamoci all'opera e vicino molto a Lando Bartolini. Grazie Marco di aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, è un vero piacere essere in vostra compagnia. Benissimo, grazie. E ricordare il grande Lando. Assolutamente. Luisella, a te l'onore di presentare velocemente i nostri ospiti per il pubblico a casa. Sì, prima di iniziare volevo ricordare che Valerio, tu ed io avevamo già fatto un piccolo ricordo su Lando Bartolini l'anno scorso alla mattina all'Opera in occasione del suo compleanno. Quindi avevamo già parlato di lui. Allora, partiamo dalla signora Cristina Ferri, soprano. Allora, Cristina Ferri studia pianoforte alla Scuola di Musica Franci di Siena e inizia lo studio del canto lirico con Carlo Bergonzi e si è diplomata presso l'Accademia di Canto Lirico di Busseto. Mi fa particolarmente piacere dirlo quest'anno, proprio che è il centenario del grande Carlo Bergonzi e noi portiamo avanti queste trasmissioni mensili su di lui. Si diploma poi presso l'Accademia Chigiaman di Siena, in canto al Conservatorio Cherubini di Firenze e arriviamo al debutto. Il debutto è nel 1994, ha solo 21 anni, nell'Amico Fritz, nel ruolo di Suzelle a Reggio Emilia con l'Orchestra Toscanini. Poi prosegue gli studi musicali con Renata Scotto, Madda Oliviero, Raina Cabaivanska, vince una borsa di studio al concorso Voci Verdiane, fa un master di perfezionamento a Parma e importante nel 2001 è la vincitrice assoluta del concorso internazionale Mattia Battistini e debutta nella Traviata. Ora, sintetizzare la carriera della signora Cristina Ferri è veramente un po' un problema. Ha cantato tantissimo, tantissimi ruoli, ne cito qualcuno, Donna Anna nel Don Giovanni di Mozart, e poi vabbè, Leonora nel Trovatore. Nel 2005 vince il concorso di Stefano, interpreta Magda della Rondine. Debutta ancora, siamo a Mozart, come Donna Elvira a Zagabria, il Requiem di Mozart. E poi
Liu, Nedda dei Pagliacci, ancora Mimì nella Bohème, veramente tanti, tanti ruoli. E per questa ragione, siamo particolarmente felici e onorati di averla oggi con noi. Passo adesso all'altro gradito ospite, Marco Sizzi, presidente dell'Associazione Lirica Mettiamoci all'Opera di Prato, il cui obiettivo è appunto la diffusione della cultura musicale con particolare riferimento al canto lirico, al melodramma e al bel canto. Ecco, questi obiettivi di diffusione vengono portati avanti con una particolare attenzione verso le voci giovani. Attraverso audizioni vengono appunto selezionate e proposte negli spettacoli che l'associazione Mettiamoci all'Opera organizza. Questo proprio due parole molto veloci di presentazione. Grazie Luisella, assolutamente. Il titolo che abbiamo dato alla serata di oggi è Ma il mio mistero è chiuso in me, parafrasando appunto uno dei brani più noti che sono stati più volte cantati e un ruolo assolutamente a cui Lando Bartolini deve tantissimo, è quello di Calaf. Abbiamo ascoltato come controsigla appunto Nessun dorma, l'edizione è un'edizione live ad Amsterdam dell'86 e abbiamo poi praticamente coeva a Napoli nell'87 Una luce alle stelle. Quindi questa produzione vicina all'ambito di Puccini. Ora, carissima Cristina e carissimo Marco, un pochino uno spaccato iniziale. Io direi di incominciare a presentare un pochino l'uomo prima ancora dell'artista, perché l'artista si è già fatto conoscere ai nostri amici a casa con questi due celebri brani eseguiti veramente con un'dizione, un'autorevolezza vocale notevolissima. Ma Cristina, tu hai avuto l'occasione di cantare con Lando. Che tipo di collega hai trovato, hai riconosciuto? Allora, caro Valerio, io ho avuto questa fortuna di conoscere Lando Bartolini grazie a Marco, perché lui aveva fatto inizialmente, la prima volta l'ho conosciuto, un concerto dove c'era Lando Bartolini, c'era Carrole e tantissimi altri. E lì ho conosciuto Lando Bartolini, una persona squisita, molto umile, una persona veramente che si accendeva già anziano, ma che già si accendeva appena sentiva dei giovani che si alternavano con questi grandi, e aveva subito, mi ricordo, il piacere, diceva: no, ma poi dopo con te voglio fare qualcosa, voglio fare un duetto. Questo piacere di poter cantare, di poter infiammare quando si sente un giovane, lo possiamo riscontrare solo in questi grandi del passato. Ad oggi è un po', anzi, vengono visti un po' come dei rivali, no? Che possono po' togliere il posto. Invece Lando era una persona veramente molto umile, molto schiva. Mi ricordo la moglie, presenza molto, molto ben definita, vero Marco? All'interno di questo Assolutamente. piacere anche poi di incontrarlo altre volte, al di là di questi appuntamenti che sovente Marco creava con tutti questi grandi nomi che sempre si presentavano in maniera con molta voglia, vero Marco? Non si mettevano mai indietro, anzi, avevano proprio il piacere di farlo e mai creavano un peso, anzi, e dicevano: sì, facciamo, troviamoci anche con questi ragazzi giovani, e iniziamo a fare qui, iniziamo a fare dei duetti, e anche ci si incontrava nelle case dei rispettivi appunto artisti. Ecco, ripeto, persone semplici, persone umili che non ostentavano il loro essere stati dei grandi, aver calcato grandi palcoscenici, ma sempre disponibili laddove appunto c'erano dei giovani artisti educati, chiaramente, in tal senso, non solo vocalmente, ma anche a livello di educazione, che oggi manca, Vabbè, perché tante persone certo. hanno già anche questo cipiglio di dire che sono già arrivati, no? Si è perso un po' questa umiltà nei confronti dei grandi, in alcuni casi, ecco.
A se stessi, sicuramente, anche perché ti dico, io mi ritrovo in tanti grandi che ho conosciuto. Io ricordo più in zona più di Milano, mi ricordo la signora Orlandi Malaspina, una persona semplicissima, al suo attivo, serate, scaligere di altissimo livello, oppure sempre per rimanere nella corda tenorile, sono rimasto molto legato a, per esempio, Angelo Loforese. Cioè, comunque persone con anche una carriera, cioè l'Angelo ha cantato fino veramente agli ultimissimi. Ma caro Marco, come... Scusami, no, Prego, ho prego, scusa. cantato anche davanti a tanti altri artisti, ricordo sempre giovanissima una Giulietta Simonato e una Cartieri, cioè, persone che comunque molto umili e l'hanno ancora tanto di più, sinceramente. E con una voce Certo. bellissima, tra le altre cose, perché ricordo in questo concerto era già anziano e tutto. Salì sul palco con un po' di difficoltà, però ecco la voce invece non ostentava alcuna difficoltà, cosa invece per noi giovani era all'epoca, ero molto giovane, era più difficile, la paura, la tecnica, invece queste arrivavano con molta semplicità. Certo, E poi aprivano questa bocca e ti diceva: ah, ok, va bene. e invece per te, Marco, com'è stata la conoscenza con Lando? Come è nato il vostro Allora, rapporto? io ho conosciuto Lando nel 1982 e quindi io avevo 16-17 anni. Poche settimane prima, lui era appena rientrato in Italia, poche settimane prima del suo debutto Scaligero, Certo. praticamente. Io ero presente a un concerto nella mia città e lui arrivò. Come ospite, così non neanche all'improvviso, e io molto onestamente devo dire che di nome lo conoscevo, sapevo che c'era questo mio concittadino che aveva fatto grande successo all'estero con la lirica, però non avevo mai ascoltato niente di lui e ne sapevo veramente poco. Lui arrivò nel corso di questo concerto. E con grande naturalezza si presentò cantando Celeste Rida e subito dopo Nessun Dorma e ci lasciò sinceramente tutti sbalorditi perché, ripeto, ben pochi lo avevano potuto ascoltare dal vivo fino a quel momento. E devo dire che avendolo conosciuto in quel momento, quando diciamo era. Quindi in piena carriera e avendolo poi nel corso di un quarantennio frequentato abbastanza assiduamente, devo dire che Lando è sempre stato se stesso, non è mai cambiato da quando era pieno di osannato da tutti, grandi trionfi ovunque, a quando poi diciamo si è ritirato, ci tengo a sottolineare, ritirato contrariamente a quanto fanno altri cantanti nel pieno dei suoi mezzi vocali. Questo con grande umiltà e soprattutto con grande rispetto per il suo pubblico. E Lando Bartolini è un artista che, se prendiamo, ascoltiamo le sue registrazioni fine anni 70 e all'inizio del 2000, senza conoscere qual è l'anno della registrazione, non riesci a inquadrare il periodo, perché Lando ha sempre cantato così, ha sempre cantato bene, con la sicurezza dei suoi mezzi e quindi veramente mi ha sempre colpito questa grande semplicità, questa grande umiltà e disponibilità ad essere avvicinato e a confrontarsi con tutti. Ecco, questo è il primo pensiero che ho, parlando di lui. Ma assolutamente, io devo dire che quello che parlavamo appunto dei cantanti della vecchia scuola, c'era anche molta, molta dignità nel decidere di meglio farmi rimpiangere che compiangere, che è una cosa che purtroppo tanti cantanti della nostra generazione hanno molto perso e secondo me, per carità, capisco che magari ci sia anche una diminuzione a livello economico, ma l'immagine che lasci
è veramente, in alcuni casi, non oserei dire quasi patetica. Quindi è bene che ci sia anche la dignità di uscire di scena, ed è forse ancora più difficile che entrarci, con misura e con classe, ecco. E questo è sicuramente importante. Abbiamo parlato di un anno di una produzione importante. L'82 sicuramente nella parabola artistica di Lando Bartolini è un anno fondamentale, perché avviene la consacrazione con una celeberrima opera di allestimento, di apertura, di inaugurazione della Scala. Appunto nell'82 siamo con questo Hernani e evidentemente Lando Bartolini debutta con un ruolo di straordinario impegno, perché Hernani ha un ruolo di straordinario impegno e ottiene un ottimo successo. E questa è per certi versi la consacrazione che rende il cantante un artista davvero solido e non più una promessa nell'ambito lirico. Io direi, carissimi, di offrire appunto ai nostri amici a casa, come Rugiada al cespite, appunto dall'edizione dell'Hernani del 1983. E direi veramente buon ascolto.
Signori, e rieccoci nuovamente in studio con Sul Teatro di Lugano, Gran Furor nel Solimano, i grandi dell'opera di ieri e di oggi. Oggi Lando Bartolini, Ma il mio mistero è chiuso in me. In studio, accanto a Valerio Lopana e Luisella Franchini, il soprano Cristina Ferri e Marco Sizzi. Cara Cristina, noi stavamo parlando un pochino del fuori onda, che come sanno benissimo i nostri amici a casa è sempre il momento in cui nascono, se vuoi, i momenti più vivi e più interessanti. E stavamo dicendo appunto qual era anche un po' l'atteggiamento di Lando prima di salire in palcoscenico. Sì, infatti ti stavo dicendo e condividevo questo pensiero insieme a Marco, che lui è molto più preciso di me nei ricordi, che quello che mi stupì la prima volta che lo incontrai fu questa sua enorme umiltà, che al momento in cui fu chiamato per salire sul palco quasi chiese il permesso: ma posso veramente intromettervi? Io sono qui solo come ospite, non era previsto questo. E veramente questo mi lasciò molto imbarazzata, perché quasi mi sentivo in colpa di essere sul palco, dovevo scendere e lasciare spazio a questa persona, a questo artista, veramente un grandissimo artista, e lo dimostrò anche quella sera che lo conobbi per la prima volta, che già anziano però dimostrò di avere una voce ben salda, ben ferma, una tecnica meravigliosa e veramente un grande artista. Ma io quello che dico sempre è che queste voci comunque non baravano. Ecco, quello che io mi trovo a dover dire, io per esempio ho lavorato tantissimo su Ceccheli, avevo un progetto su Giacomini, cioè questi tenori io che ho sentito anche in teatro, cioè erano cantanti che rispetto a alcune figure anche di nome oggi, che c'è sempre l'idea di, non so, non c'è la dedizione fino in fondo al ruolo, oppure tu ti rendi conto che il ruolo in qualche maniera va stretto al cantante. Io, da quello che percepisco dalle incisioni, noi abbiamo una voce che veste certi tipi di panni anche molto pesanti, a cominciare da Calaf, abbiamo parlato di Cavaradossi, abbiamo appena ascoltato Hernani, vedremo poi Aida, Otello, ruoli anche molto onorosi, cioè Luigi del Tabarro, cioè ruoli veramente pesanti, gestiti con una tecnica di grande solidità, un'addizione fondamentale e di base proprio sulla fonazione, per poter dare una scansione e una risposta anche drammaturgica legata alla parola notevolissima. Ora, ma scusa, dimmi. Ah, certo.
Ma quello che, avendo avuto la fortuna di sentirlo dal vivo, anche se era già anziano, la peculiarità di questi grandi del passato è, come hai detto te, non camuffavano la loro natura. La sua voce era veramente molto alta, non andava a mascherare o a rendere un qualcosa diverso di quello che era la sua natura. E con questa tecnica del passato, che io appoggio in toto, anche se poi adesso ci sono Appoggi tante mode, sull'appoggio. si appoggia sempre sul fiato e quindi non mi fa ridere Valeria alla fine. E quindi veramente con questa tecnica sulla naturalezza della tua voce, questa va a maturarsi, a espandersi, a ingrandirsi e non è mascherando, oscurendo, creando degli artifici che te puoi rendere omaggio al compositore. E questa è un'ulteriore cosa, l'umiltà di questi grandi perché veramente avevano questo approccio davanti al compositore, alla musica, quello andavano a presentare. Sul palco veramente erano come veramente come un come dei frati, ecco, per dirti, come quelle persone che uno dice io fino in fondo devo mostrare una dignità, una serietà per quello che vado a portare, cosa che ahimè un po' si è persa in nome di un io personale che va a discapito di quello invece deve essere un vero artista, a mio avviso. Certo, assolutamente. Ricordiamoci anche che Lando ha ricevuto nella fase iniziale dei suoi studi preziosissimi insegnamenti da un grande cantante del passato, che era il basso Nicola Moscona, che era una delle glorie del Metropolitan. Nicola Moscona ha cantato 719 rappresentazioni al Metropolitan, dal 37 al 61, e quindi anche, diciamo, la sua vicinanza sicuramente gli aveva giovato con insegnamenti molto preziosi anche di quella tecnica dei grandi cantanti del passato. Ecco, ma appunto, io quello che volevo parlarti un po' del repertorio e della qualità tecnica e della formazione, caro Marco. Quali sono gli altri caratteri che tu vuoi evidenziare nella scelta del repertorio, diciamo appunto un repertorio particolarmente oneroso e che non ha lasciato assolutamente nessun segno di usura alla voce, quindi vuol dire una tecnica sana, profondamente sana. Certo, tecnica sana e scelte corrette, quindi di repertorio, perché tant'è che se andiamo a vedere un po' la carriera di Lando, le opere poi sono più o meno sono sempre quelle, perché ci sono soltanto pochi sconfinamenti, diciamo, su un repertorio non abituale per lui. Vado così un po' a memoria. Lui ha cantato, per esempio, Rigoletto soltanto la fase iniziale della carriera, e qui quando è arrivato in Italia soltanto in una produzione non molto fortunata allo Sferisterio di Macerata nell'85, un Rigoletto con John Rawnsley e Cecilia Gardia, che insomma fu anche un po' contestato. E poi adesso scorrendo un po' nelle cronologie ho visto che lui ha cantato in Giappone per l'opera di Vienna e Rosen Cavalier un paio di recite, oppure ha fatto a Vienna alcune recite di Bohème, però poi andando bene a vedere le opere sono quelle sempre nell'arco della sua carriera, tant'è che al Metropolitan, per esempio, ha cantato 56 volte, ma con quattro sole opere: Tosca, Aida, Trovatore e Turandot. Quindi, Certo, le sue, assolutamente. quelle che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, Turandot, c'è cioè quella famosa edizione di Firenze del 97 diretta da Zubin Mehta, che andò anche sul giornale perché Mehta, alla seconda, lui aveva cantato alla prima recita con grande successo, alla seconda cantò un altro tenore, Mehta dopo il primo atto non era soddisfatto, lo chiamò, lui era già a riposare. E quindi il giorno dopo sulla Nazione uscì l'articolo Lando Bartolini arriva in teatro in mutande, perché in effetti Grazie.
andò chiamato da me, gli chiese la cortesia, Lando, vieni perché ho bisogno di te. E lui, insomma, mentre la cara Deanna guidava la macchina, lui, insomma, si metteva i pantaloni, ecco, più o meno andò così, ecco. E niente, quindi questo è il suo repertorio. Dobbiamo anche ricordare nel suo repertorio Andrea Chenier, portato in diversi teatri, a San Carlo di Napoli, a Vienna anche questo, e in altri teatri importanti. La Norma, Pollione, nella Norma. Io ho ascoltato recentemente una Norma del 1998, quindi diciamo un Lando già in carriera avanzata, e l'ho trovato in forma strepitosa, veramente molto meglio anche delle edizioni di una decina di anni prima, perché sotto certi aspetti il Lando Bartolini degli anni 90 in alcune cose era migliore di quello degli anni 80 a livello interpretativo, È secondo cresciuto me. come art un artista Sì. cresce sempre, evidentemente, certo. E poi è andato ad avvicinarsi, per esempio, all'Otello. Non subito, ha aspettato la fine degli anni 90, l'inizio del 2000, si è accostato a quell'opera con il rispetto che era dovuto a un ruolo così importante e così impegnativo, ecco. Ma questo sicuramente, poi se un altro gruppo di opere che vanno ricordate, anche perché diciamo che no, opere che ha fatto poi soltanto lui, visti in epoca a noi vicina, tutta la parte di Mascagni, per esempio, piuttosto che Iris, spesso comunque anche Cavalleria, che è qualcosa di assolutamente interessante. Poi dall'altra parte, appunto, Guglielmo Radcliffe, e per certi versi, sempre comunque vicino questa volta a Giordano, evidentemente, perché è di Giordano, però anche La Cena delle Beffe sono tutte opere che comunque, come Radcliffe, si sentono molto poco, create per voci poderose di livello altissimo, quindi assolutamente. Cristina, volevi aggiungere qualcosa? Sì, ti volevo dire che in alcune critiche è stato messo che veniva paragonato alla voce di Del Monaco, senza però i suoi eccessi, aveva Del Monaco, le sue passatemi le gironate, non mi uccidete, fan di Del Monaco, ma alcune volte no, Del Monaco era eccessivo. Ecco, la sua voce è stata sovente paragonata a quella, per importanza e caratura vocale, a quella di Del Monaco, però molto più preciso, molto più asciutto rispetto a Del Monaco. E Sì, quindi. evidentemente poi Del Monaco aveva il suo, diciamo, taglio tipico che spingeva poi tutti i personaggi a evidenziare soprattutto una parte più estroversa, invece poi Lando Bartolini riusciva ad essere più vario nella raffigurazione di un personaggio che è appunto ricchissimo, come è quello di Otello. Ora abbiamo ascoltato. Ricordiamoci anche, no, chiedo scusa, ricordiamoci anche per limitarsi solo ai tenori italiani, cioè nel periodo della carriera di Lando Bartolini, quali tenori erano, affrontavano il suo stesso repertorio, cioè un livello eccezionale, cioè Giuseppe Giacomini, Nicola Martinucci, Gianfranco Scheckle, Franco Bonisolli, Giorgio Merighi. Cioè, facendo un'elencazione se ne dimentica sicuramente qualcuno, però Certo. diciamo il livello così alto faceva sì che ognuno di loro si impegnava per fare ancora meglio e quindi chi ne beneficiava di questo impegno? Assolutamente il pubblico, perché assisteva a recite di un livello eccezionale. Ecco, Ma questo. guarda, tu mi trovi completamente d'accordo. Io ti dico, purtroppo, di quelli che hai elencato, io li ho sentiti tutto tranne Lando Bartolini, perché dopo non ho avuto l'occasione, e ti dico che è assolutamente vero. E io, che comunque ho cominciato a frequentare il teatro dall'inizio degli anni 90, cioè si sentivano, io ho ricordo di avere sentito più volte questi artisti che tu citavi, assolutamente artisti di altissimo livello. Cioè, io ricordo per esempio Una Forza con Giacomini, o poi Pagliacci con Martinucci, La Fedora con oddio santo, me l'hai nominato prima, Merighi. Cioè, comunque, artisti veramente straordinari, anche perché portavano avanti con un certo tipo di continuità anche
una tradizione lirica molto molto forte, che oggi io nelle generazioni appunto più recenti, ma anche cantanti, dico nati negli anni 60, 70, che sarebbero comunque corrispondenti alla generazione dopo, diciamo i figli ideali di questi artisti, tu li vedi che comunque, cioè, avevi per dire, cioè, oggi devo fare un trovatore, avevo tante carte da giocare se fosse stato l'inizio degli anni 90. Io oggi devo fare un trovatore, cioè purtroppo le carte da giocare sono poche, lasciando perdere se dobbiamo avventurarci in opere come Forza del Destino o semplicemente anche una Tosca fatta con criterio diventa oggi molto molto difficile e ne devi trovare tre. Se parliamo poi di Forza, di Don Carlo, di robe del genere, Gioconda, cioè apriti cielo, il delirio è totale, evidentemente. Ora, diamo sempre ai nostri amici a casa, abbiamo parlato appunto del repertorio, abbiamo parlato delle quattro opere date per tanti anni con continuità al MET e tra queste evidentemente c'è Aida. Ci sentiamo la sortita di Radames, appunto la Celeste Aida, l'edizione è quella del MET del 1994. Buon ascolto e poi si ritorna in studio. Thank you.
Eccoci di nuovo in studio sul Teatro di Lugano, Gran Furor nel Sole Mano, i grandi dell'opera di ieri e di oggi. È una trasmissione a cura di Luisella Franchini e mia di Valerio Lopane. Oggi Lando Baltolini, ma il mio mistero è chiuso in me. Ospiti graditissimi, il soprano Cristina Ferri e Marco Sizzi. Carissimi, siamo giunti al nostro ultimo intervento che abbiamo dato come titolo Ecco la fine del mio cammin. O gloria, o tello fu. E naturalmente il finale, come abbiamo detto, non può essere che appunto il numitema dell'Otello. Ora, carissima Cristina, tu hai detto un tratto secondo me molto importante, perché si deve trovare anche un motivo per cui, io parlo sicuramente di eredità di Lando Bartolini. Cioè, la discografia ufficiale è praticamente inesistente. Abbiamo fortunatamente tante testimonianze live, ma si sa che purtroppo la discografia ufficiale aiuta tantissimo nella carriera di una persona, soprattutto in anni non come quelli attuali dove c'è YouTube, c'è questo, c'è quell'altro. Quando tu il disco lo compravi e lo compravi per il nome e dall'altra parte ti facevi il nome perché potevano comprare una tua incisione. E questo era assolutamente importante. Tu dicevi che comunque uno dei motivi, che non sono sicuramente una limitatezza tecnica, vocale o artistica, ma il fatto che probabilmente qualcosa aveva frenato comunque la carriera di Lando. Secondo me, e questo è un mio parere personale, sicuramente Marco poi dopo lo appoggerà o meno, lui lo conosce e l'ha conosciuto, è stato molto vicino a Lando Bartolini. Secondo me uno dei problemi per cui non è stato così conosciuto e apprezzato per un grande pubblico è il fatto appunto della sua normalità, della sua, ecco, di prendere questa cosa, ma sì, vabbè, io vado lì a cantare, però finisce lì, di non vivere H24, come hanno fatto tanti suoi colleghi, altri no, ma la maggior parte, e comunque chi fa questo mestiere, diciamo, entra in un gioco anche suo personale, che c'è un'esaltazione, no? Invece Lando Bartolini è sempre stata una persona molto, quello che ho visto in quelle poche occasioni, perché in tutta l'avrò visto 4 volte, ecco, molto, una persona molto normale, una persona comune, e questo secondo me ha frenato la sua conoscenza, farsi conoscere per il grande pubblico. Invece per i giovani, secondo me, chi si approccia a voler, o perché gli piace la lirica o perché vuole studiare, devono secondo me fare un ascolto proprio di questi grandi del passato per poter capire come approcciare, come iniziare i loro studi e una possibile carriera, perché solo con questi del passato si può pensare di poter vivere a lungo in questo ambiente, che già di per sé è una grande gabbia di leoni, che già ti mangia subito. Se poi non ti avvali di una tecnica, di una conoscenza che ti permette di affrontare determinati ruoli come facevano loro, vecchi del passato, secondo me può essere un motivo in più per proseguire in questo mondo così bello ma così difficile, e migliorarsi anche tecnicamente. Ma questo sicuramente, anche perché appunto, come dicevi, le richieste tecniche sono tante e diventa comunque una cosa anche abbastanza complessa riuscire a starci dietro. E evidentemente accanto alle richieste tecniche, alla voce, al dono di natura che ci deve anche essere, appunto ci vuole questo. E io penso che un ascolto oggi ragionato di queste grandi voci siano importanti, anche perché non dobbiamo dimenticare che allora Prato ha dato una cantante per certi versi straordinaria, di una notorietà nel complesso limitata rispetto alla qualità, che è Iva Pacetti, che è un artista di livello altissimo e di cui tutti noi siamo comunque debitori, perché è grande Turandot, prima Elvira discografica in 78 giri, importante, poi comunque c'è anche un'importante incisione dei Pagliacci con Gigli, quindi a altissimo livello, e tante altre pagine in cui si vede la sua grande vocalità. Non dobbiamo dimenticare che la Nicolai, per esempio, riconosceva la Pacetti il fatto di essere forse la più grande norma superiore anche per
diciamo, italianità alla stessa Callas dei primissimi anni, ecco. E quindi ci sono assolutamente queste voci di Prato e toscane che devono essere assolutamente conosciute ed apprezzate. Marco, tu a proposito della toscanità del canto di Blanco Bartolini, hai qualcosa da aggiungere rispetto a quello che si è detto? Posso soltanto confermare, sono perfettamente d'accordo con quanto diceva prima Cristina, e quello che voglio evidenziare è anche la pulizia della dizione del canto di Lando Bartolini, pulizia della dizione che naturalmente mi richiama anche alle indicazioni di altri grandissimi cantanti del passato. Insomma, io posso ricordare il cantante che mi ha veramente avvicinato alla lirica quando avevo 4-5 anni, che è Giuseppe Di Stefano. Giuseppe Di Stefano quante volte ha parlato della dizione chiara e perfetta del canto. Lando Bartolini, quando lo sentiamo cantare, non ci perdiamo una parola, perché è tutto molto chiaro e pulito nella sua dizione, e quindi questo per me è importante, e ripeto, è una cosa di cui ho sempre sentito parlare fin da piccolo, ecco, quando i miei genitori mettevano i dischi in casa mia, e quindi voglio ricordare questo, e nell'eredità di Lando sottolineo ancora una volta, oltre alla sua umiltà, l'amore per il suo lavoro, veramente la dedizione. Lui era veramente concentrato sul suo lavoro, per carità, dobbiamo dar merito anche alla grande donna che ha avuto a fianco, perché per concentrarsi esclusivamente sul proprio lavoro bisogna anche avere a fianco una donna che ti sostiene anche in tutte le altre cose importanti, ecco, tornando, facendo anche una battuta, mentre ti metti i pantaloni ci vuole la persona che guida la macchina per portarti in teatro, ecco. e salvare una recita, ecco. Quindi veramente il grande amore che Lando ha sempre avuto per il suo lavoro, e i giovani di oggi lo devono prendere assolutamente ad esempio questi grandi artisti. A questo proposito ricordo una battuta di Carlo Bergonzi con un giornalista che diceva, parlando proprio della moglie Adele, alle mogli dei tenori dovrebbero fare un monumento, proprio per questa, diceva, sono sempre dietro noi anche nei momenti di ansia, di concentrazione. E questo appunto era un riconoscimento che anche lui faceva alla moglie, compagna di tutta una vita, che credo che Cristina abbia conosciuto. Ma molto bene entrambi, perché ovviamente io ho proprio iniziato i primi vagiti vocalizzi, l'ho fatto con il maestro Bergonzi. Io proprio sono stata, ho avuto la matrice della sua tecnica, e che non finirò mai di ringraziare. Volevo fare però, ed è importante, come ha detto Marco, avere un compagno, una compagna che sappia capire e si sappia anche sacrificare, perché ovviamente questi artisti hanno avuto una famiglia, hanno avuto dei figli, ma a loro non, cioè queste i mariti che stavano dietro a questi grandi artisti dovevano crescere dei figli, avere le incombenze, le preoccupazioni se le dovevano tenere per sé, per lasciare tranquilli loro, per affrontare i problemi inerenti al palcoscenico, all'opera. Però volevo dire, se mi è permesso, una cosa, sottolinearla, che è importante, passa un pochino per meno importante, l'addizione è fondamentale, signori, che si sta perdendo. Ti torna Valerio, anche il problema che tanta gente Assolutamente. non gli piace più l'opera, che non, perché tanti dicono, ma io non la capisco, vedo questi qui che fanno wu 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 e non la capisco, ed è terrificante, perché
Prima si capiva tutto benissimo, ma anche perché era un mezzo l'opera anche per portare un po' di cultura, no? Nell'Italia, subito dopo guerra, che di cultura ce n'era ben poca, e quindi stavamo tutti attaccati alla radio e ascoltavano l'opera. E quindi era importante. La interrompo un istante. Una mia amica di New York, che vive in Italia, sposata, che vive in Italia da tantissimi anni, ricordava i concerti del Metropolitan al sabato pomeriggio e diceva: gli americani imparavano l'italiano attraverso questi concerti e la perfetta dizione dei nostri cantanti italiani. Mi raccontava più. Ma giustissimo questo intervento, Luisella, e reputo veramente molto importante riappropriarsi di una dizione che ci consenta anche di far apprezzare a un pubblico giovane che si può così riappropriare di quelle che sono le nostre radici, perché l'opera veramente è il nostro bene più prezioso. In Italia viene conosciuta nel resto del mondo proprio per l'opera, non dimentichiamocelo. Poi viene tutto il resto, le nostre bellezze architettoniche, la nostra storia, la nostra cultura, e i nostri cibi, il nostro mandolino, i nostri spaghetti, ma l'opera è veramente conosciuta, cioè noi l'Italia viene conosciuta nel mondo per l'opera lirica, e bisogna appropriarsi di questa dizione. La dizione è alla base di una tecnica, quella tecnica che avevano tutti quelli del passato, e che però per un uso ad oggi, forse per cercare una perfezione di questa sonorità, no? Che si cerca di dare più importanza a un suono che alla dizione, invece bisogna tornare ad avere un controllo maggiore su questo punto di vista. Ma assolutamente, anche perché la dizione ti dà la possibilità anche di creare la frase, di creare l'accento, di dare fraseggio, cioè assolutamente, assolutamente. Ora, carissima Luisella, a te il compito magari di fare una domanda ai nostri ospiti conclusiva, e poi c'è il nostro ringraziamento, evidentemente i saluti. La mia è una piccola domanda che è sorta dalla lettura della biografia, appunto, di Lando Bartolini. Questa Turandot, che prima allestita al Comunale di Firenze, è stata portata in Cina ed è stata la prima volta che Turandot veniva rappresentata nella città proibita. Ecco, volevo sapere appunto quale importanza poteva aver avuto questa esperienza per Lando Bartolini. In particolare di questa occasione non ho mai avuto occasione di parlare con lui, anche perché i nostri incontri, come dire, era tutto un susseguirsi di teatri diversi, di opere diverse, di circostanze diverse, perché lui, quando ci trovavamo insieme, si accendeva, perché da una parte era stupito che io magari potessi conoscere tante, come dire, circostanze in cui lui aveva cantato in teatri diversi, in opere diverse, con artisti diversi, e quindi era tutto un saltare da un'opera all'altra, un teatro all'altro, un aneddoto all'altro, e quindi non ho mai avuto modo di parlare nello specifico di questa cosa, e mi dispiace, però cioè veramente, cioè Lando ha portato il teatro d'opera italiano soprattutto veramente ovunque nel mondo, ovunque. Pensiamo il suo debutto in Aida a Monterey nel 79, e le sue opere le ha portate veramente ovunque, quindi sicuramente per lui sarà stata un'occasione molto importante. Purtroppo non ho diciamo racconti specifici da parte sua, e mi dispiace di questo, ecco.
Anche perché, oltre alla direzione di Zubin Mehta, una cosa che appunto mi aveva colpito è che il regista cinese Zhang Yimou, era lo stesso regista del film Lanterne Rosse, che, esatto, e così mi aveva colpito appunto che per la prima volta con questo grande regista cinese venisse rappresentata Turandot nella città proibita di Pechino, cosa non facile né usuale assolutamente. Ma io penso che secondo me il discorso più importante è che effettivamente si parla oggi, l'opera è diventata bene dell'UNESCO, ne siamo tutti felici, non vediamo una ripercussione immediata e fattiva di questa cosa, e forse è diventata anche perché tanti grandi artisti di alto valore hanno fatto in modo di diffonderla senza suonare la gran cassa ed essendo autenticamente ambasciatori di una qualità artistica italiana di alto livello. E questo penso che oggi, e questa appunto è una commemorazione di un artista che purtroppo ci ha lasciato, è anche giusto che si dica, perché effettivamente è un cantante che ha lasciato nella sua eredità tanto, tanto come lezione di vita, come lezione di canto, come lezione anche di stile, sicuramente. Prego, Cristina. Io volevo solo dire una cosa. Lando venne all'inizio del 2000 in una produzione di Torre dell'Acqua, proprio a Siena venne fatta una Turandot. E mi ricordo, c'erano ovviamente i suoi colleghi, erano tutti più giovani, artisti che già stavano iniziando ad avere un'attività abbastanza importante nei vari teatri italiani, però mi ricordo i commenti delle persone che assistettero a questa produzione, che ripeto era di Torre del Lago, furono tutti inerenti. Meno male che c'era il tenore, questo tenore faceva Turandot, perché degli altri, cioè, si percepiva molto la differenza, anche se già lui comunque nel 2000 aveva già, insomma, una certa età, non era certo un ragazzino, si percepiva tanto la differenza della bravura tecnica rispetto agli altri che comunque erano già dei nomi affermati, stavano già iniziando rispetto a Lando Bartolini. Beh, assolutamente, assolutamente. Io, carissima Luisella, non ci resta che ringraziare e salutare i nostri ospiti. Quindi veramente grazie Cristina di essere stata con noi e avere appunto regalato al nostro pubblico questo spaccato di Lando Bartolini come artista e come collega. Caro Marco, allora. Credo sia stata una trasmissione veramente preziosa, di cui vi ringrazio con tutto il cuore. Siete stati gentilissimi e ci avete offerto uno spaccato non solo di un grande artista, ma dell'uomo anche, che per me è inscindibile comunque dall'artista, ed è il grande uomo appunto che fa il grande artista. Quindi non solo vi ringrazio, ma vi aspettiamo veramente ancora fra noi. Grazie. Assolutamente. Marco? Grazie. Allora, veramente concludiamo con la presentazione dell'ultimo ascolto, che è il Nummitema, un'edizione appunto del 2000 di Carrara, e appunto con questo si conclude il nostro tributo. Buonasera e buon ascolto a tutti, e grazie ancora ai nostri ospiti. Oh!
Amelia Radio ha presentato sul teatro di Lugano Gran Furor nel Solimano, a cura di Gisella Franchini e Valerio Lopane.